tutto nel tempo. Ti assicuro che è andata proprio così, ragazzi. E a quel punto sapete che cosa ha fatto Doraemon? Oh. Fermati! Oh. Attento, sta lontano dal palo. Perché? Che cosa ha di tanto speciale? Guarda cosa c'è alla base. Ci sono dei germogli. Proprio così ho piantato io i semi. Tu? Sì, li ho interrati intorno ai pali della luce. A tutti i pali della via. Perché li hai messi proprio lì? Perché così nessuno li calpesta. E poi non c'è bisogno di innaffiarli. Che meraviglia! Fra non molto questa via sarà tutta fiorita. Esatto, è proprio questa la mia intenzione. Tu sei un ragazzo dal cuore nobile e gentile. Sono molto sensibile, vero? Sì, forse in fondo lo sei anche tu. So che posso sembrare un tipo burbero, però... Scusa, non volevo! Prova a ripeterlo! Ma che cosa mi è venuto in mente? Devo stare attento a come parlo davanti a Gianni. È così suscettibile. Cavoli, che spavento! In effetti era rosso. Ciao mamma. Bentornato caro. Come sei buffo. Cosa c'è? Hai qualcosa sulla faccia. Davvero? Non me ne ero accorto. Ehi, ma che cos'è questo specchio? Strano. Non vedo la mia immagine. No, questo specchio non è normale. Se l'immagine arrivasse in ritardo. Calma, calma, scusami. È opera tua? Sei sorpreso, vero? È perché ho appena pulito lo specchio con questo ciuschi. Lo strofinaccio del tempo. E a che cosa serve? Strofinandolo su uno specchio o su un vetro, registra delle immagini e te le mostra in differita. E adesso dobbiamo soltanto aspettare qualche minuto. Scusate, ma devo prepararmi per andare a fare la spesa. Perché non vedo la mia faccia riflessa? Davvero strano. Rotti di scolacci! Questo ciuschi è molto divertente. Hai ragione. E poi guarda, si può usare anche così. Benvenuti al notiziario. Cominciamo subito dandovi il sommario delle notizie. È il telegiornale di stamattina. Più si strofina e più si va indietro nel tempo. Una strana fuga di animali dallo zoo. E quello è il documentario sull'Africa di ieri sera. Ho un'idea. Che cosa vuoi fare con quello specchietto? Voglio catturare questa immagine. Mi fai sempre venire i brividi quando ridacchi a quel modo. Insomma, come mai Suneo non arriva? Gian! Ah, ciao, sei tu. Che cosa stai facendo? Niente, aspetto Suneo. Scusa, lo sapevi che hai qualcosa sulla faccia? Ma che cos'ho? Sono sporco? Magari vuoi guardarti in questo specchio. Aspetta, è meglio pulirlo. Guardati. Grazie. Che cosa c'è? Non stai bene? No. Ma che cos'hai da gridare? Dimmi la verità, ti sembra che la mia faccia sia come al solito? Certo, è sempre la stessa faccia. Perché qui mi vedo con una faccia da gorilla. No, quella è la tua faccia. Ma non può essere questa. Gian, dove vai? Scusate, voi sapete che cosa gli è successo? Si è guardato in questo specchio e ha visto il muso di un gorilla. Cosa? E se ne è accorto solamente adesso? Ha sempre avuto la faccia da gorilla. Per fortuna io sono decisamente più carino. Vieni, vuoi controllare? Certo, sì, perché sì, no? Sì. Qualcosa non va? No, stavo pensando che oggi sono particolarmente bello, già. Non credi di avere un tantino esagerato con quegli scherzi? È la mia rivincita per tutti i dispetti che mi hanno fatto. Dai, andiamo a far divertire anche Shizuka con il tuo ciuschi. Purtroppo Shizuka non c'è, è andata a farmi una commissione. Non dovrebbe tardare, entrate pure se volete. Grazie. Molto gentile, signora. Speriamo che arrivi presto, vedrai quanto la faremo ridere.
Cosa ti è venuto in mente? Mentre l'aspettiamo potremo prendere in prestito questo specchio. Oh, non mi piace, che cosa stai tramando stavolta? Oh, per caso non vorrai... Se strofino lo specchio con lo strofinaccio potremo vedere che cosa ha fatto Shizuka quando era sola nella sua stanza. Sarà interessante, vedrai. Fermo, non puoi fare una cosa del genere. È una violazione della sua privacy e poi lo trovo di cattivo gusto. Ehi, Nobita, mi stai ascoltando? Oh, caspita, che faticaccio. Ok, continuo io. Com'è scuro? Lo specchio ci sta mostrando quello che ha registrato ieri sera. Non si vede nulla. Se strofino ancora un po', dovrebbe tornare indietro fino a ieri mattina. Oh, preferivo la notte, speravo tanto di poter vedere Shizuka mentre dorme. Sta comparendo qualcosa. Oh, vediamo. Sembrerebbe appena tornata da scuola. Si è messa alla scrivania. Lei comincia subito a fare i compiti, non si distrae con altre cose, come qualcuno di mia conoscenza, non è vero? Che noia! Non è divertente guardarla mentre studia, non si può andare avanti. Sembra che qualcuno l'abbia chiamata. Già, e ora che farà? Non lo so. Oh no, sta uscendo dalla stanza. Abbiamo sbagliato i tempi, prima fa i compiti e poi se ne va. Probabilmente l'hanno chiamata per la cena, ma fra non molto dovrebbe tornare. Conoscendola sono sicuro che si metterà di nuovo a studiare. Sì, può anche darsi. Come mai non torna? Ma dove è andata a fare quella commissione? Quanto ci mette? A quanto pare anche la Shizuka dello specchio è un po' in ritardo. Oh? Che cosa succede? Non era andata a cena, era andata a fare il bagno. Ciao ragazzi, è tanto che aspettate. Cosa vi prende? Niente, niente, figurati. Sì, niente di niente. Finalmente, ce l'hai messo di tempo, non arrivavi più. Sì, ma ho incontrato Gianna, mi ha detto che vuole vederci tutti. Oh? Tanto lo so che il colpevole è uno di voi. Io non ne so niente, io non sono stato. E allora chi è stato? Guardate, ci sono delle impronte. Sembrano i piedi di un ragazzo. Di sicuro non sono impronte da adulto. Sì, sono d'accordo. Ascoltate, se il colpevole non salta fuori, vi picchierò uno alla volta. Non fare così, cerca di calmarti. Per quale motivo? Non sarei stato tu, confessa. No, non sono stato io, ma possiamo scoprire chi è il colpevole. Davvero? E come? Credetemi, ragazzi, esiste un testimone del reato e io ve lo dimostrerò. Ci prendi in giro? Chi sarebbe? Uomini di poca fede, il testimone è quella porta a vetri che dà sulla strada. Che cosa? Una porta? Ci mostrerà quello che è successo qui un'ora fa? Sì, se il vetro viene lucidato con lo strofinaccio del tempo. Ora basta, credo che così sia sufficiente. Sì, ho finito. E adesso, signore e signori, guardate attentamente. Fra poco vedremo apparire il colpevole del misfatto in questa porta a vetri. Ne sei proprio sicuro? Si vede la strada! Certo che ne è passata di gente. Non vedo nessuno calpestare i fiori. Guardate, ci sono anch'io. Doraemon ha giocato di nuovo con lo specchio. Così ora non posso neanche vedere come mi ha ridotto Gian. Beh, forse è meglio.